Il 30 novembre 1786 è una data importante per la storia della Toscana. È infatti il giorno in cui secoli fa venne adottato un nuovo codice penale in cui per la prima volta al mondo si decretava l'abolizione della pena di morte. Per celebrare la data la Regione ha istituito la Festa della Toscana per ricordare l'impegno per la promozione dei diritti umani, la giustizia e la pace. È proprio in omaggio alla Festa della Toscana che è stato presentato lunedì 2 maggio al cinema La Compagnia di Firenze il mediometraggio Greg del regista Giuseppe Ferlini. Prodotto dalla Scuola di Cinema Immagina di Firenze, visibile anche sulla piattaforma online Amazon Prime Video. Il film ripercorre la vicenda drammatica del texano Gregory Summers, accusato di aver ucciso i genitori per denaro, condannato a morte e giustiziato nel 2006, sebbene non ci fossero prove schiaccianti o evidenti a suo carico. A mobilitarsi in suo favore molte voci della società civile e una scuola di Navacchio in provincia di Pisa, che organizzò una petizione per la riapertura del processo a suo carico, che purtroppo non venne presa in considerazione. Ma lo spirito di giustizia, il calore e l'affetto dei ragazzi toscani arrivò al cuore di Greg, che espresse come suo ultimo desiderio di essere sepolto in Toscana nel cimitero di Cascina. La vicenda è di Greg che praticamente nel braccio della morte entra in contatto una scuola toscana, c'è questo scambio epistolare con tutti i ragazzini e loro raccolgono le firme per farlo, per salvarlo, prima per riaprire il processo e poi per salvarlo, ma non ci riescono perché ugualmente viene giustiziato e questi ragazzi ovviamente, ecco, in quel momento quei ragazzi non pensano a una sconfitta, perché loro hanno fatto di tutto, perché loro credono che lo Stato debba essere migliore dell'individuo, perché lo Stato non può abbassarsi così a questi livelli bassissimi, no? E quindi cercare la vendetta, non si cerca la vendetta, perché l'odio produce odio ed è una, come ho detto prima, una cultura di morte. Ad interpretare Greg Summers l'attore fiorentino Fabio Baronti. Di fronte a una sconfitta c'è comunque la voglia di testimoniare un qualcosa la pena di morte non è civile, non aggiungo altro perché su questo argomento c'è una tavola rotonda su cui persone più importanti di me, più brave di me riusciranno a portare una testimonianza, ma sono lusingato e onorato di aver incontrato anche solo per finta un personaggio come Gregory Summers. La presentazione al cinema La Compagnia di Firenze del film Greg, alla quale è seguito un dibattito sul tema della pena capitale, si è svolta alla presenza degli studenti delle scuole superiori fiorentine che hanno gremito la sala e partecipato con interesse all'iniziativa, prendendo il testimone della battaglia contro la pena di morte trasmesso loro dagli studenti di Navacchio di qualche anno fa. Una storia che segna il rapporto tra la Toscana e l'abolizione della pena di morte. Fummo il primo Stato al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte, ma oggi nulla va dato per scontato. Ci sono ancora la metà degli Stati al mondo che pensano di fare giustizia con la pena di morte. Questa è la più grande ingiustizia e noi dobbiamo non abbassare mai la voce e non girarci dall'altra parte. Ma i riflettori e l'attenzione dei media sulle lotte civili contro la pena di morte non devono calare. Sono ancora infatti molte le nazioni al mondo dove è in vigore questa punizione che offende la dignità della vita, non è tesa alla rieducazione e rende gli stati che la perpetrano colpevoli a loro volta di uccisioni. Si calcola negli Stati Uniti sono 3.000, in tutto il mondo almeno quando accertiamo le notizie certe si parla di 20.000, ma questo dato non tiene conto della Cina e di tanti altri paesi che non forniscono dati sulla pena capitale. Comunque è una popolazione carceraria enorme che vive con una corda al collo, ma non è una metafora, in molti casi è così. La mobilitazione per Greg, soprattutto la mobilitazione delle scuole, ha aperto la strada a un lavoro delle scuole in tutta Italia, non solo in Toscana, in favore dei diritti umani e in particolare su casi di pena capitale. Per questo è stato importante ricordarlo oggi, anche perché per una storia su cui c'è stata un'enorme mobilitazione che è finita male, tantissime altre sono finite bene grazie proprio a questa pressione dal basso. Yeah.